Ehi, bentornati! La scorsa settimana qualcuno ha fatto questo. Non so chi tu sia, ma l'hanno spedita in tanti, ma ti ringrazio perché mi ha fatto ridere moltissimo. La versione di me il giorno dopo le elezioni, che invitavo tutti alla calma e ad osservare gli eventi della politica con freddo distacco, contrapposta alla versione di me più recente, che mi accaloro e mi arrabbio per le scelte del governo, specie in materia migratoria. Mi ha fatto ridere, anche se era probabilmente una presa in giro, perché come ogni battuta ben fatta ha delle radici nel vero, fa ridere perché è vero, oltre per come è disegnata. Ma la questione è molto più complessa di così. E la prendiamo perché il momento migliore per parlarne è, conseguentemente, uccidere il meme, che non lo era. Com'è che si fa? Questo è uno show di informazione. Sarà in realtà difficile spiegare questa cosa su internet, che è un luogo avverso alla complessità, e già se capiamo che non sto parlando della vignetta, ma la sto usando come trampolino di lancio per parlare di qualcos'altro, siamo a cavallo. C'è una grande differenza tra il cercare di non lasciarsi coinvolgere troppo da una delle due fazioni in lotta per mantenere la propria integrità, quindi osservare le cose dall'alto come fossimo degli alieni, senza lasciarci prendere dalla disperazione, che tanto non serve a niente, e non prendere mai posizioni o assumerne di continuamente mosce, di deboli, rimettendo continuamente in discussione i punti fermi per apparire più distaccati. Faccio un esempio. Quando ero, e l'ho già detta questa cosa, ma è una descrizione perfetta, un adolescente convinto di sapere tutto del mondo perché avevo letto Così parlò Zarathustra di Nietzsche senza averlo capito, cosa che comunque secondo me mi permetteva di atteggiarmi a gran conoscitore delle cose del mondo, in contrasto ai patetici mortali che facevano cose stupide come fare sport o divertirsi all'aria aperta, il mio atteggiamento, solo di quello parliamo, contenuti zero, tre cose appese lì e basta, cercava di essere quello dell'intellettuale distaccato, appunto, ma era solo una posa. Quello che dicevo tra le righe era invece: ehi, guardate quanto sono speciale, guardate quanto sono intellettuale, nulla mi sfiora, nulla mi smuove, tutto è relativo, non prendo posizione, mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Crescendo ho imparato che il problema di questo atteggiamento, quando è appunto un atteggiamento, è che sei fondamentalmente un tizio in una stanza che dice: ragazzi, non sono un muro, è come si può parlare di tutto, ma certe cose non le tollero nemmeno io, qualsiasi cosa, fate tipo il maltrattamento ai bambini, ai cani, il negazionismo sull'olocausto, quello no. E questa cosa è questa porta alle mie spalle, si parla di tutto, ma io da questa porta non mi scanso. La gente allora arriva, alcuni sono d'accordo con te, sul fatto che questo uscio sia inviolabile, ma altri no, e iniziano a premere. E come premono? Tu cambi atteggiamento. No, giusto, è vero, io sono quello con cui si può discutere, mica come gli altri. Quindi sì, il maltrattamento ai bambini no, però qualche schiaffo sì, se si comportano male, dai, lo concedo. E arretri, e quelli avanzano. E poi spingono ancora, e tu arretri di nuovo, perché dai, anche un calcio in culo a un bambino ci sta, se ruba le cose, no? Se un bambino è ladro, qualche calcio in culo, sì. Non vorremmo mai dire che sono uno intransigente, che diventa paonazzo su sta cosa dei bambini, no? Come quegli altri sull'uscio. Sono un intellettuale, io capisco le posizioni altrui. Violenza no, ma schiaffi e calci in culo sì. E poi quelli spingono e tu arretri. Spingono e tu arretri. Sempre di più, perché le alternative sono due. O a una certa punti i piedi e dici: eh no, stop, i bambini sacrificati al dio del frumento per il raccolto è troppo. Perdendo, secondo molti, quell'aura super partes che ti hai ricostruito, l'intellettuale eclettico che non si mischia, che non esagera, con la gente che ti dirà: ah, ma allora sei come gli altri, sei quelli lì che diventano viola in faccia e urlano e non sono dei veri intellettuali con la R piccolina alla fine della parola. Oppure cedi ancora. E quindi, ah, capisco che sia brutto sacrificare sti bambini, però è anche vero che sto raccolto sta andando male, e se non mangiamo poi muoiono tutti i bambini. E allora sacrifichiamone qualcuno. E arretri. Però, messo così, da true intellettuale. Roberto Saviano ha lanciato stamattina un appello, che è il primo diretto che fa in realtà, scritto proprio per invitare altri all'azione, ma che è indubbiamente prodotto di un percorso già intrapreso da tempo, ce ne siamo accorti. Volenti o nolenti, il giornalista è diventato una sorta di opinion leader per quanto concerne la questione dei migranti, della deriva autoritaria del governo, della crisi, della concezione di diritto fondamentale
che il nostro paese sta affrontando, come tantissimi altri del resto. Il suo invito è quello di non stare zitti per paura delle critiche, delle ritorsioni, di prendere posizione e di tracciare una linea, di mettersi di fronte a quell'uscio famoso e dire «Ok, di qui non si passa, qualsiasi cosa succeda, io non arretro». E sì, ovviamente per questo, come ogni volta che parlo ormai, ha attirato molte critiche. Che è poi ciò che un leader fa, per quanto lui non voglia esserlo e probabilmente non ha nemmeno il carattere per esserlo. Si espone in prima persona e dice «Andiamo di là». Mi avete chiesto un commento e ho due cose da dire. Una su Saviano, in un certo senso, e una su di me. Il primo è su di me, ma anche su di te e su chiunque. Nel meme di prima, che è bello e ho provato a farlo vedere alla mia compagna, ma non ha riso, il che sottoscrive che sia un umorismo di qualità che soltanto noi super intellectual dell'internet possiamo apprezzare. Poi, in più ero ubriaco la prima volta che l'ho visto, quelle due vignette, quelle due cose possono convivere. Si può fare uno sforzo per rimanere distaccati e lucidi e spingersi sempre a fare l'avvocato del diavolo per mantenere un equilibrio, rimanendo al contempo integri nei propri ideali. E io di ideali ne ho. Non sono più il ventenne che girava facendo il tenebroso in attesa che qualcuno lo notasse. Spoiler alert, non funziona, andate all'aperto, fidatevi. Uno dei miei punti fermi è ad esempio che i diritti sono per tutti. Non sono una risorsa finita che deve essere distribuita. Più diritti per me non significa meno per te. E quando inizi a mettere in discussione alcune cose per gli altri, crei due precedenti. Improvvisamente tutto si può mettere in discussione, in base a categorie arbitrarie come etnia, nazionalità, simpatia, e ti convinci di essere speciale in base a quelle categorie arbitrarie, senza renderti conto che queste, essendo tracciate da qualcuno, possono anche essere ritracciate, lasciandoti fuori dalla porta. E un attimo. E la finisci come quelli che hanno votato Trump, vi ricordate? E che poi l'hanno finita a dire «Eh no, ma io credevo che se la sarebbe presa con gli altri, mica con me!» Bravo! Bravo! L'immigrazione è la descrizione plastica di come tutti si muovono a seconda del contesto. Io non ho mai avuto, chi mi segue da anni lo sa, una visione dell'immigrazione di sinistra a sinistra, super mega sinistra. Non condivido l'idea di una società senza barriere. O meglio, a livello ideologico sì, grandioso, i confini sono linee a caso e il concetto stesso di nazione è una roba anacronistica. Ma per ragioni pragmatiche poi, liberi tutti non è possibile. Ho quindi sempre detto, perfetto, l'immigrazione genera opportunità e problemi. Gestiamo i problemi tramite flussi regolati, sfruttiamo le opportunità con le leggi giuste, che premino il merito, la voglia di costruirsi un futuro, l'atteggiamento un po' all'americana, insomma, la chance che si offre a tutti, ma non si regala a nessuno, senza loop di assistenzialismo infinito. Quella, una volta, era una posizione di centro, quasi centrodestra, e io non l'ho cambiata, sto sempre lì. Controllo, leggi, corridoi umanitari, contrasto alla xenofobia, che è controproducente al percorso che ho descritto poc'anzi, e punizioni per chi sgarra. Ora però sono diventato il comunista liberi tutti zeccoide con i braccialetti etnici e i dreadlock e gli occhialetti gialli, perché nel frattempo si sono tutti mossi da un'altra parte. E se dici i bambini che annegano non è ok, non salvare i naufraghi non è ok, criminalizzare le ONG non è ok, beh, quello ti rende il compagno shy adesso. Ma io da sta porta non mi muovo, il governo sta facendo cose terribili e io non me le faccio andare giù. Saviano, suo malgrado, è diventato il simbolo del contrasto a tutta questa roba qui, probabilmente perché è l'unico con una tale potenza di fuoco d'essersi esposto così. È per quello che questa estate, che sarà caratterizzata da tormentoni musicali e politici, il suo nome sarà, assieme a quello di Salvini, il più pronunciato nei dibattiti da ombrellone. Che per inciso mi stanno convincendo a comprarmi quelle cuffie che annullano i suoni esterni, avete presente? Ve le mettete, non sentite nulla. Devo riposarmi questa estate, non ce la posso fare. Ho fatto un giorno al mare. Terribile, terribile. Anche qui, ovviamente, ci saranno critiche, battute, sì, Saviano, ma è antipatico, e allora lattico, eccetera. Ma soprattutto una cosa palese a tutti. L'opposizione continua a non esistere, ad essere debole, confusa e disordinata. Al netto di Martina, che si è fatto crescere la barbetta e sta un po' meglio, ed è più o meno lì che finisce. E io
credo sia normale, perché quell'opposizione è in crisi di rappresentatività. Non sa bene chi sta rappresentando, chi siano i suoi elettori e cosa vogliano. E la risposta naturale mi sembra proprio dovuta all'assenza di figure influenti che fissino dei punti di riferimento, che permettano poi alla società di creare a sua volta quella controspinta della quale parlavamo altre volte. Su quello si costruisce poi la risposta politica, ma tutto deve partire dai cittadini e dagli intellettuali. Il problema è forse proprio quello lì, che molti, per paure varie o incapacità, sono fermi ad osservare la gente passare dagli usci che una volta loro stessi bloccavano. Perché di lì non si passava, ma ora, parliamone, forse sì, però no, chi lo sa. Vediamo. Io lo so che un po' di voi non capiranno cosa ho detto e un po' è colpa mia. Come comunicatore ho una lunghissima strada da fare, ho moltissimo da imparare. E un po' la colpa è vostra che mi direte che sto rosicando e non accetto l'alternanza e siete scemi o in malafede. E in entrambi i casi arrivederci, c'ho cose da fare. Ma per i pochi rimasti in mezzo, no. Un governo di destra fa cose di destra, tipo la flat tax, io non sono neanche così contro. Uno di sinistra fa cose di sinistra, tipo perdere alle successive elezioni. E su quello discutiamo sempre. In questi giorni è pure tornato il sempreverde argomento crocifisso nei luoghi pubblici, che nemmeno la candida è così dura a morire. Ma se una delle due parti mette i piedi in questioni più alte della politica stessa, ad esempio i valori fondativi della Repubblica, dell'Unione, i diritti umani, allora secondo me è tutto un altro discorso e gli appelli, come quello di Saviano, hanno senso di esistere. Mi sembra il modo migliore di chiudere questa puntata che è venuta fuori un po' così. Il resto delle attenzioni oggi si sviluppano attorno alla questione degli incendi in Grecia, che al momento nel quale registro sono ancora fuori controllo e hanno causato almeno 70 morti e centinaia di ustionati. Il mio show non è il modo migliore per apprendere di una situazione che si sviluppa di ora in ora, ma ci tenevo a non lasciarla passare così, senza menzionarla. E anzi, è bello vedere un po' di solidarietà senza se e senza ma con i vari paesi europei e non che si attivano per fornire mezzi e operatori alla Grecia, senza dietrologie. Basta che non siano ONG, in quel caso non ci piacciono. A tal proposito, ieri è comparso su Repubblica un video che il giornale stesso ha pubblicato su YouTube e che ha appena 10.000 persone hanno visto, ma che io ho trovato interessante. Ve lo linko, andate a vederlo, sono giovani YouTubers, questi di Repubblica, hanno bisogno di una mano. Il video è in realtà una serie di risposte a commenti sparsi su internet rivolti direttamente alle ONG, a rispondere proprio Roberto Scaini, medico, vicepresidente di MSF Italia, è persona che riesce ad avere un R moscia peggiore della mia. Smettetela di fare la ONG e ricominciate a fare il vostro vero lavoro. Terribile. Terribile, non so fare meglio di così. Per il resto, questo era tutto, grazie per aver guardato. Un ringraziamento particolare, credo che sia il caso, a chi mi segue con costanza, pur non trovandosi d'accordo come su tutto o su niente, e ovviamente ai supporters di Breaking Italy Club, che sono il motivo per cui io, ad esempio, sono libero proprio dalle dinamiche di inseguimento del consenso nelle quali Saviano ha parlato nel suo articolo. Grazie mille ragazzi, fate i bravi, ci vediamo domani.